Eccoci qua, allora iniziamo. Buongiorno, buongiorno e benvenute e benvenuti a tutti all'incontro Storie di donne straordinarie, Agire per l'inclusione. Io sono Lea Barzani e prima di lasciare la parola al direttore di CBM Italia, Massimo Maggio, vi do qualche informazione tecnica per fruire al meglio di questo incontro. Innanzitutto, accertatevi di avere la versione più aggiornata di Zoom. Mentre vi sto parlando, la mia collega Adelia, che ringrazio, scriverà in chat il link per scaricarla se non l'avete fatto. È molto importante, soprattutto per usufruire dei servizi di traduzione simultanea. L'audio e il video di voi partecipanti sono stati disattivati, per cui se avete domande vi chiediamo la cortesia di scriverle in chat sempre e alla fine dell'incontro le raccoglieremo e le porremo ai nostri ospiti. Nella barra in basso di Zoom vedete la scritta interpretazione, per cui chi avesse bisogno del servizio di interpretazione per sentire tradotti in italiano gli interventi dei nostri ospiti che parleranno in inglese, vi invito a selezionare italiano. Diversamente, selezionando inglese, i nostri ospiti sentiranno la traduzione in inglese di noi che parliamo in italiano. Se non volete sentire la voce originale dei nostri ospiti, dovete cliccare anche su Disattiva audio originale. In questo modo sentirete solo la voce dell'interprete. Infine, per chi avesse bisogno di sottotitoli, sempre nella barra delle funzioni in basso c'è scritto Trascrizione dal vivo e attivandola potrete fruire anche del servizio di sottotitolatura. Il webinar verrà registrato e riceverete poi via mail la registrazione per chi volesse rivederlo, per chi non fosse qui oggi. E ancora una volta vi invito davvero per qualsiasi esigenza tecnica, desiderio di supporto o necessità di scrivere in chat e la mia collega Delia è pronta per voi, pronta per aiutarvi. A questo punto cedo subito la parola al direttore di CBM Italia, Massimo Maggio. Grazie Lea, davvero, grazie dell'introduzione. È sempre molto utile perché con questi strumenti bisogna un po' sempre imparare momento dopo momento. E un caro saluto veramente a tutte e a tutti voi e un ben ritrovati a questi nostri incontri organizzati appunto da CBM Italia. Ricordo che questi incontri non hanno lo scopo di essere degli incontri tecnici, scientifici, hanno proprio lo scopo di incontrarci. Prima parlavamo con Daniele, dicevamo, ma cosa potrebbe essere questo incontro? Ma probabilmente questo incontro vuole essere un grande abbraccio. In questo tempo in cui non ci si può abbracciare, in questo tempo in cui viviamo anche tanta solitudine, perché viviamo tanta solitudine anche dietro i nostri schermi, piuttosto che anche all'interno delle nostre case, beh, questi incontri hanno proprio questo scopo di abbracciarci, di sentirci insieme, di essere piuttosto che dei momenti tecnici, dei momenti di testimonianza vera, dove il fare e l'impegno si mescolano con il cuore, con il sentimento. Daniele poi ci racconterà tanto, tanto di questo sentimento che ha vissuto anche quando è andato proprio in Nepal a trovare Mina Paudel, che è una delle nostre speaker di oggi. Per noi queste cose sono cose importanti perché sono i temi che ci guidano, che ci permettono di trasformare sempre tutto questo in progetti concreti, dove in tanti paesi del mondo, in Africa, in Asia, in America Latina, lo sapete tutti, però anche in Italia, e sempre progetti concreti a favore delle persone con disabilità. E direi che anche la loro concretezza, la loro fattività si concretizza poi anche nella presenza attiva di persone che si spendono assieme a noi per realizzare tutto questo, ma soprattutto nel credere, nel pensare, nell'avere il sogno di costruire un mondo davvero più inclusivo, dove le persone con disabilità possano davvero godere appieno dei loro diritti e che sia garantita davvero a loro una vita indipendente. Allora, con grande piacere mio personale di CBM, ma devo dire, e penso di dirlo anche da parte di tutti voi, do il benvenuto innanzitutto a Mina Paudel che si sta collegando, in Nepal si sta collegando, in questo momento penso si sia già collegata. Dico un benvenuto personale, assieme a CBM Italia, ma appunto da parte di tutti voi, a Mina Paudel. Mina Paudel è la direttrice dell'Associazione delle Donne Disabili del Nepal e vincitrice del premio internazionale Donna dell'anno 2011. Sono particolarmente
contento di salutare Mina perché ci siamo incontrati tante tante volte anche qui in Italia e proprio qui in casa di CBM Italia. E poi la ricordo particolarmente nel 2014 quando insieme siamo stati a Bruxelles. Siamo stati a Bruxelles dove lei è stata la speaker della presentazione del primo piano di azione disabilità italiano redatto allora dalla cooperazione italiana allo sviluppo del Ministero degli Affari Esteri, dalla Rete Italiana di Disabilità e da IDDC. È stato un momento importante, un momento che ricordo con grande affetto, sentimento, ma anche con grande importanza perché è stato un momento storico per quanto riguarda il mondo della disabilità in generale. Un altro calorosissimo saluto e benvenuto ad Amali Naik. Grazie Amali di essere qui con noi. Amali è la cofondatrice e la direttrice di GAS Organization, GAS con due S. Purtroppo non ho mai avuto il piacere di incontrarla personalmente, però ho il piacere di conoscerla perché seguo il suo importante lavoro nel suo paese, un lavoro che spesso fa anche assieme a noi nei nostri progetti. Sono donne che si racconteranno e ci racconteranno perché hanno messo l'altro al primo posto, al centro della loro vita, sono scese in campo per costruire davvero un mondo più inclusivo, il nostro sogno, mi ripeto su questo. E infine do un saluto fraterno a Daniele Bossari. Un saluto fraterno a Daniele Bossari perché banalmente si potrebbe dire Daniele è ambasciatore di CBM Italia. No, Daniele non è ambasciatore di CBM Italia. Te la togliamo questa etichetta. Non sei ambasciatore di CBM Italia. Daniele è parte di CBM Italia. È parte di questa nostra famiglia e devo dire che è sempre pronto, sempre in prima linea a spendersi per la nostra missione, ma anche per le nostre missioni. E quando dico delle nostre missioni, dico che Daniele è partito con noi in missione, come noi diciamo, ed è andato proprio in Nepal, dove ha incontrato per la prima volta Mina Paudel, e così ci racconterà la sua storia, la sua avventura, avventura nel senso non di avventura, ma di avventura spirituale e di sentimento e soprattutto di concretezza che ha vissuto proprio lì in Nepal, assieme a Mina. Quindi grazie a voi davvero per esserci. E allora magari faccio una domanda che potrebbe venire spontanea a tanti di voi. Ma oggi è il 4 marzo, cosa c'entra il 4 marzo con la festa, con la giornata dell'Internazionale della Donna, che si celebra l'8 di marzo, lo sappiamo tutti. Abbiamo deciso proprio di farla il 4 marzo per un motivo ben ben preciso, perché non volevamo che questo nostro intervento, questo nostro contributo, che questo nostro incontro, che questo nostro abbraccio, mi ripeto ancora una volta, fosse uno dei tantissimi eventi della giornata. Invece noi volevamo che fosse un momento di pensiero, un momento di pensiero un po' prodromo alla giornata stessa, alla celebrazione della giornata internazionale della donna. Un momento di riflessione, un momento di pensiero, un momento che possa prepararci veramente più coscienti a questa giornata così importante, che celebra le donne, ma che oggi in particolare, in questo incontro, vuole celebrare le donne con disabilità. Provo brevemente, ma proprio in sintesi, a contestualizzare la situazione nella quale vivono tante donne con disabilità. Essere donna con disabilità spesso vuol dire vivere una doppia condizione, quella della donna che in tanti casi è una situazione penalizzante e quella della persona con disabilità che in tanti casi è penalizzante. Questo significa soprattutto, e in tanti paesi, anche in via di sviluppo, essere sottoposta ad una molteplice discriminazione, appunto essere come donna di non avere pari opportunità e come persona con disabilità vivere l'esclusione sociale e la difficoltà a partecipare concretamente. Ricordo che la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità dedica proprio l'articolo 6, a questo tema e lo leggo perché mi sembra importante citare le parole. Riconoscendo che le persone e le minori con disabilità sono soggette a discriminazioni multiple. Ecco la grande importanza anche dell'incontro di oggi. Noi sappiamo che l'obiettivo della Convenzione è quello di identificare tali discriminazioni e attuare tutte le misure necessarie a rimuoverle, garantendo il pieno sviluppo, il progresso e l'emancipazione femminile,
Ma soprattutto vi è, anche qui lo leggo perché non voglio perdermi le parole, vi è la necessità di incorporare una prospettiva di genere in cui tutte le politiche, le azioni, le misure tese a promuovere il pieno godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità. Questa è la Convenzione ONU, ma penso anche all'obiettivo numero 5, che è proprio l'obiettivo di parità di genere degli SDGs, questi obiettivi per lo sviluppo sostenibile che rappresentano per noi una guida in questi tempi, anche in questo tempo particolare che stiamo vivendo. Ecco, allora tutto questo, ho fatto un piccolo quadro per dire che tutto questo per noi diventa guida e diventano linee di azione. Un impegno che è forte, concreto, costante, noi lo viviamo dal 1908 come famiglia internazionale, che parte proprio da un principio, il principio fondamentale per noi che è leave no one behind, non lasciamo indietro davvero nessuno, dove in Africa, in Asia, in America Latina, ma anche in Italia, e stando a fianco delle donne con disabilità, assicurando loro cure sanitarie necessarie, educazione inclusiva, una giusta formazione, ma anche offrendo loro tutti quei mezzi necessari affinché possano davvero essere protagoniste della loro vita. Allora, vorrei aggiungere ancora tanto altro, ma veramente è meglio che non aggiunga proprio niente di più per non togliere tempo alle testimonianze di Mina, di Amali e di Daniele, che vi accorgerete, saranno veramente un dono per tutti noi. Quindi un buon pomeriggio, buon incontro a tutti voi e a te lei ha la parola. Grazie Massimo per aver contestualizzato le ragioni di questo incontro e anche del nostro lavoro, lavoro ICBM in questo ambito, l'ambito dell'inclusione. Grazie mille. Allora, rilascerei subito la parola ad Amali Naik, quindi voliamo subito nel sud-ovest dell'India. Amali è cofondatrice, come ha detto Massimo, e direttore di GAS, che è un'organizzazione indiana attiva nella promozione dei diritti umani e nell'essere a fianco ai gruppi più vulnerabili, quindi bambini, anziani, e oggi parleremo soprattutto del loro lavoro con le donne con disabilità, per fare in modo appunto che abbiano uguale accesso e opportunità. Quindi, come prima cosa, Amali, ti chiedo di raccontarci un po' la tua esperienza di donna con disabilità in India e di ripercorrere un po' la tua vita personale dall'infanzia, proprio per farci capire quali sono queste barriere che ha citato Massimo e che tu hai incontrato e hai superato. Grazie. Thank you, Lee. So, good evening to all. I am Amali Naik from Grameena Abhyudaya Seva Samaste, which is called GASS, GASS. So it's an NGO placed near to Bangalore, Karnataka in India. So it's 25 years old organization. So to share about my personal life, as Massimo said, I experienced double burden being a woman having disability. That is, from my childhood, my left leg was affected by polio since 6 months age. So actually, I never had a shoe till the age of 18. I come from a very interior rural village. So my parents also did not have any information about polio, disability, assistive devices, and other facilities for person with disabilities. I was so much interested and liked to participate in sports and cultural activities, but I couldn't. Since I had no shoe and I walked in with a barefoot in the hot sun. So still I remember the pain I had. So then when I went for my higher education, I noticed students with assistive devices like a wheelchair and other equipments. Then I have bought a shoe
which is suited for my leg, and I continued my studies. One of my teacher in the college identified my potential, capacity and skill, and she motivated and she encouraged me to become like what I am today. So this is my personal experience, which I would like to share with you, Leah. Grazie, grazie, grazie Amali. Poiché hai citato il potenziale, appunto, e le capacità che qualcuno ha visto in te, raccontaci la tua esperienza con GAS. Come mai hai fondato, hai contribuito a fondare questa associazione e qual è soprattutto il vostro lavoro insieme alle donne con disabilità? Actually, that was interesting. I am one of the co-founder to start this organization in 1996. From 1997, we are partnered with the CBM India. So I could say that it's the CBM is like my family, because for the past 24 years, our journey with the CBM, it gave us recognition and it developed our organization. See, the main aim and the program what we have, that is mainly for to empower and the inclusion for person with disabilities. And my focus, mainly the programs are the empowerment of women with disabilities and the vulnerable groups. See, we have women helpline through which we address women abusers, mainly domestic violence, sexual abuse, and we give care and shelter and protection to women. Recently, even last 2 weeks back, a lady with a speech and hearing was sexually abused when she went for daily wage work in the land by the landowner, and she approached us. So we create awareness to women. We have formed women's self-help groups through which women can support other women. So we included women with disability in women's self-help groups. There are 2,500 women in the self-help groups. So they are underwent different trainings, like a skill development training, then legal aid, awareness programs, health subjects, education and skill development, livelihood. So there are varieties of activities we do for women with disabilities as well as with women in vulnerable groups. So this is my mainly interesting area why I have started this organization. And also in GAS, we have 35 staff. Among them, 25 are women. So more women people are working in the organization. And during COVID time, our person with disabilities are more affected. And even they couldn't get food. So whatever the facilities came from the government, it reached the general community. But through GAS organization, we identified women with disabilities and children with severe disabilities, their carers, and we reached them from sanitizer to food kit. That more than 1,200 people were supported, women were supported, and more than 6,000 people with disability, we have supported them during COVID. So this is our organization work and what we are doing and continuing, Leah. Grazie Amali, grazie molte. Anche tu sei stata come Mina, siete due donne veramente speciali, anche tu hai vinto tantissimi premi e riconoscimenti, tu e GAS, ma anche tu in persona per il tuo impegno e il tuo lavoro nell'inclusione di donne con disabilità. Fra questi, nel 2012 hai vinto il Kitturani Chennama. Perdonate la pronuncia improbabile indiana, però un riconoscimento veramente importante con una storia che ci hai raccontato molto curiosa e anche bella. Ce la vuoi raccontare? Yeah, of course.
It's my pleasure to share with you all because I heard different stories from you. Yeah. So Kitturu Rani Chennamma was the Indian queen of the district of Kittur, and she led an armed rebellion against the British East Indian Company in 1824. And she was one of the first female rulers to rebel against British rule. And she became the model and victory for India. So this award, Kitturu Rani Chennamma Award, is named after her. That means the victory of women, the empowerment of women. This award is given only in International Women's Day. So actually, when this award was announced, I was out of office and working in other area. So somebody else submitted my papers, and government collected, and they have seen gas work and collected all the papers and submitted to the government. Then I received a letter from the government that I was selected for this award, Kitturu Rani Chennamma Award. I was very happy, and I couldn't imagine that, because that our chief minister, you can see there is a board there near to me. He was that in the 2012, he was the chief minister, Mr. Sadananda Gowda. He was our chief minister, and getting that award from him. So this award, actually, when after receiving the award, it was published in the TV and media channel. So that impacted in our organization, that some of the donors approached us to having a project to work with women with disabilities and also vulnerable group and for other disability group and people with mental health issues. So that was one of the great achievement in our life, in my life, and also for our organization was recognized at the state level, national level. Then that was the great pleasure moment for me. Grazie, yeah. Grazie Amali. Intanto vedo che si sta collegando, yeah. Nina. Thank you very much for giving this opportunity. So I was really, really happy, and thank you very much. Grazie, grazie a te. Rimani con noi perché sono sicura che poi ci saranno delle domande per te. Intanto vedo che si sta collegando Mina dal Nepal. Mina, please switch on your video and your mic if you're there. Le diamo qualche minuto, qualche secondo, anzi, vediamo se si collega, così continuiamo con questa carrellata di testimonianze veramente straordinarie. Allora, visto che ancora Mina non è con noi, sta probabilmente, esatto, cercando di connettersi, io lascerei subito la parola a Daniele, così non perdiamo tempo, poiché Amali ci ha, diciamo, lasciato con uno squarcio sull'importanza della visibilità che ha avuto. Ah, ecco Mina. Allora, torniamo indietro. Hi Mina, can you hear us? You have to switch on the mic, please. Hello. Oh. Hi, hello, welcome Mina. Namaste, sorry. I thought that it will start from the 17:20. So I was on the way from. Okay, no problem. Mina, please, I kindly ask you to move your screen so that we can see your face, your entire face. Okay. And then please, in the bar below, you see the transcription service. So you should select English so that you can hear the interpreter who will translate for you from Italian into English. Okay? Tell me when you're ready. So yes, that I am hearing. Okay. Yeah. Allora introduco Mina che ci ha raggiunto, siamo molto contenti, abbiamo perso 10 anni di vita, ma ce l'abbiamo fatta. Allora Mina vive in Nepal, a Kathmandu, è un'altra donna veramente speciale,
donna con disabilità che dirige l'associazione, come ci ha detto prima Massimo, l'Associazione Nazionale delle Donne con Disabilità in Nepal. Allora, è vincitrice anche lei di grandi premi e riconoscimenti internazionali. Nina, anche a te chiederei di partire raccontandoci la tua infanzia, quindi nella tua storia personale come ha impattato la disabilità con cui sei nata nella tua crescita, nella tua vita. Grazie. Thank you. Thank you very much to all. I hope all of you are safe from this pandemic. I am very much great honor to be a part of this event. Thank you for the questions. When I was born in my family, families are farmers from Rameshwaram district. It is very far from the home, the Kathmandu. Now I am living in Kathmandu, the capital city of Nepal. I am a physical impairment by birth and affected by scoliosis. I would like to return my childhood when I have school age. I didn't get chance to go to the schools. Is that okay? Sì, perfetto, perfetto. Ci sentiamo bene, grazie. Okay, because if I need to stop, please tell me, because you need to translate, Joel. So if you need. Yeah? Vai pure avanti, Mina. Okay, when I have school age, I didn't get chance to go to schools because of disability and being girls, women with disabilities. And when I was 6 years old, and my younger brother is 5 years old, and my parents worried about how to send the schools of my brother, but they didn't worry about me to how to get to go to the schools of me. But they decided he is smaller and he need the take care of him. And so the parents decided to send me to take care of my brother. I had chance to sit the classroom and to learn something in classroom. Finally, the exam was came and I passed the grade one, and my brother failed in that time. After that, I went to schools regularly, and my parents also happy to send the schools. When I was child, the astrology told with my parents, I will die as on 8 to 12. So they worried and they thought she will die. Why she need to study and go to schools? And when I crossed 8 and 12, I was alive, and parents also happy to continue the schools. Similarly, I have faced a lot of challenges being girls and disabilities, such as my friends harassed, teasing me because of the disability, denied from extra activities, playing game and others. School was also so far from home. It took more than 1 hour. So despite these challenges and hurdles, I have completed the school leaving certificate and I came in Kathmandu for further study. I have, again, I faced challenges, but I met my colleague like me who are facing lots of challenges within the home, family, community, and establish the organization to work for the rights of girls and women with disabilities.
Grazie Mina, raccontaci allora che cosa fate con l'associazione in cui lavori e che tipo di lavoro svolgete con le donne con disabilità. I am the co-founder, as I already said that we have founded the one of the organization to work for the rights of girls and women with disabilities. And so I have been continuously engaged to fight for the rights of women and girls with disabilities in Nepal. The organization purpose of the organization is to organize and empower and advocate for the provision utilization of the rights of girls and women with disabilities for their increase inclusion in all spheres of the society. NDWA is focusing on advocacy, lobby for different issues such as policy changes, amendment of policies, education, health, including reproductive health, economic empowerment, awareness raising, capacity building, leadership development, and gender-based violence. We have focused on the most vulnerable women with disabilities from grassroots level. NDWA also sensitized to the other persons on the issues of women with disabilities. Disability inclusion also. NDWA is also focusing implementation of law. As I already said that there is law and provision, but very lack of implementation. So we are also focusing on the implementation of law and provision in regards with women and persons with disabilities. Mostly we had focused on the income generating activities and support to women with disabilities who are needed. And we support seed grant to start one business because women with disabilities are confined within the home. They discriminated, they violated, deprived from the basic rights. They faced gender-based violence within the home and community people. So to overcome this barrier challenges, we aware the parents and support women with disabilities so that they can do something income generating activities and earn some money and use for their need. And they also support to the family. After support, family started to take care and believe women with disabilities. So NDWA is fighting for the rights and to get the rights of women and girls with disabilities. So I am engaging in this kind of activities in NDWA. Grazie Mina. Quindi come GES, l'altra organizzazione di cui abbiamo parlato, un approccio veramente, veramente trasversale che si focalizza su tutti gli ambiti della vita di queste donne e che coinvolge le donne, ma anche proprio le comunità che le circondano. Mina, il Covid ha impattato, immagino, sulle donne con disabilità in che modo? Vuoi raccontarcelo? The COVID affected, as we all know, that any kind of disaster and pandemic always affect or impacted persons with our most vulnerable people. One of the most vulnerable people of the world is women and persons with disabilities. And in this COVID, women and persons with disabilities stigmatize even the normal circumstances. They do often have underlying health condition, which make them more vulnerable to get infected by COVID-19. Considering this, current countrywide lockdown situation in Nepal, NDWA did different consultation with different groups of persons with disabilities throughout the country. Through this consultation, it was found that
the person with disabilities, their family members are at an extremely vulnerable condition, are badly affected for their daily lives. Some people with a disability who were running their small grocery for their daily lives as income generative activities have been stopped. Persons with disability, spinal cord injuries are facing big health challenges due to unavailability of daily medical kits and clinical apparatus like clean intermittent catheterization, CIC, that they do not especially need for everyday lives. Persons with have hemophilia are in great danger in not getting factor that they require, because if they do not have factor, they equally in affected. Similarly, the girls and women with disabilities who have spinal cord injuries or are wheelchair users getting their health worse due to the continuous bed rest, bed sore at home due to lockdown, and they also restricted to go to the outside, and this resulting body swelling and urinary and tract in infection, and infection is backbone. Women and persons with disabilities do not have their mobility always. Need personal assistance for their daily lives. Due to the lockdown situation, persons with disabilities are confined at their own home, because of which they are not being able to purchase their daily needs like diapers, sanitary pad, hygiene materials, medicine in their own. Also, persons with intellectual women with disabilities are also lacking the sanitary and hygiene stuffs to get safe from infection in this situation. Many women with or persons with disabilities are now facing mental stress, anxiety due to this pandemic. And overall, the COVID-19 has bad impacted the lives of women with disabilities. Yes, thank you. Grazie a te Mina, e il quadro che ci hai dato rende ancora più chiaro quanto sia importante il sostegno, insomma, che diamo anche noi come CBM, grazie a nostra volta a tutti i nostri sostenitori, al vostro lavoro e alle persone che raggiungete quotidianamente col vostro lavoro, soprattutto in questi tempi così critici. Allora, io proseguirei con questo viaggio in Nepal, un viaggio di ricordi in questo caso, e eccoci qua con Daniele Bossari, che esattamente 10 anni fa, giusto Daniele, è venuto in Nepal a visitare due progetti che noi di CBM sosteniamo in questo paese meraviglioso, ha conosciuto Mina, è stato proprio lui a raccogliere la storia così particolare e speciale di Mina, e quindi Daniele, raccontaci un po' di questo viaggio, anche se sono passati un po' di anni, ma sicuramente ancora vivo nel tuo ricordo. Assolutamente, allora innanzitutto grazie per questa opportunità di non solo ricordare queste storie, ma lasciarsi ispirare proprio in un momento così difficile comunque per tutti. Credo che attingere proprio alla forza interiore di due esempi così come abbiamo appena sentito faccia bene, perché comunque, ripeto, ispira le persone. Per quanto mi riguarda, ho l'occasione di celebrare questi 10 anni che non solo mi hanno riportato indietro nel tempo e fatto rivivere quelle emozioni, ma mi hanno anche permesso di riflettere. Infatti volevo condividere un po' con voi proprio in tempo reale questo aspetto, per capire che cosa è cambiato in questi 10 anni. Il viaggio a me personalmente 10 anni fa aveva cambiato la vita. Io ho avuto l'opportunità di andare a Kathmandu, ero andato con CBM, con il gruppo, non mi voglio dilungare su tutto quello che ho visto, ma ho avuto l'opportunità di scoprire la storia di Mina e di portarla poi
qua in Italia e di raccontarla quantomeno alle persone che conoscevo e anche attraverso l'utilizzo di un blog. Durante quei giorni, durante la mia permanenza in Nepal, infatti avevo scritto tutti i pensieri a caldo e secondo me quei pensieri lì hanno un valore importante proprio perché registrano quelle che sono state le mie impressioni. Ho avuto modo di vedere coi miei occhi, no, questa storia e ascoltare poi dopo qual era la vita, le vicende insomma che Mina poi ha anche riassunto nel suo intervento. Io quindi volevo semplicemente leggere, così come ho fatto ieri sera, no, andando a rivedere un po' quello che avevo scritto, leggere dei piccoli passaggi, perché cioè, sono rimasto scioccato, tant'è che alla fine di questa lettura non solo sono scoppiato in lacrime nuovamente per la commozione, ma ho preso subito mia figlia, che ha 17 anni, quest'anno 18, e le ho detto, guarda Stella, questo è un regalo proprio che ti voglio fare, cioè raccontarti, leggerti quella che è stata la registrazione di quel momento per capire com'è la condizione delle donne, com'era 10 anni fa, ma poi adesso capire se è cambiato qualcosa, lo vediamo assieme. Ho stampato qui alcune cose, volevo... Allora, il blog 10 anni fa, di questo viaggio che mi ha cambiato la vita, iniziava così. Ho un grande rispetto per la cultura e le tradizioni ultramillenarie, ma la condizione femminile in Nepal è scandalosa. Le donne hanno ben pochi diritti, sono nate per lavorare e servire l'uomo, non vanno a scuola, non vengono istruite perché non avrebbe senso. Quello che devono imparare glielo può insegnare la mamma. Sono a tutti gli effetti degli esseri inferiori. Ecco la dimostrazione. E la dimostrazione in realtà era una fotografia che per me è un po' diventata un simbolo, no, di quel viaggio, che rappresenta, non so se si riesce a vedere, però qui ve la faccio vedere, sono 3 donne che io ho visto lì a Kathmandu che lavoravano, che facevano appunto i muratori, il lavoro di muratori, la fatica, e l'uomo poi tra l'altro dietro che stava a osservare, sembrava anche incredibile perché ovviamente senza intervenire, però da questa foto si capisce proprio la condizione anche della fatica. Quando nasce una femmina è già un motivo di dispiacere per la famiglia, ma quando nasce una bambina disabile, allora è una vera tragedia. Sono considerate degli esseri spregevoli, una vergogna, dei mostri da nascondere, a cui è negato ogni tipo di diritto. Sono parole che, cioè, mi hanno dato degli schiaffi rileggendole dopo 10 anni, che io non ci volevo credere, ma ho usato un linguaggio così forte. Perché dopo 10 anni, cioè è chiaro che io mi ricordo di quel momento, sono tornato in Italia e almeno per 2 settimane sono rimasto chiuso, adesso vabbè siamo in una condizione di Covid e tutti più o meno rimaniamo chiusi, però non riuscivo a uscire, non riuscivo più a identificarmi nel mondo occidentale, cioè perché vedevo questo controsenso, questa ingiustizia, questa frustrazione profonda che mi aveva veramente ammutolito, no? Ero rimasto, ho passato una crisi. Poi la routine, la vita quotidiana, qui comunque ritorna piano piano e quindi uno, no, scioglie queste emozioni così forti, così dure. Parlando sempre di questo blog, continuo dicendo, queste persone, queste bambine disabili, vengono chiuse in casa e diventano un peso insopportabile per chi abita con loro perché non lavorano. Mina ci diceva infatti che uno degli aspetti importanti è quello di generare un reddito, perché a quel punto possono essere incluse in qualche modo. Nelle condizioni di povertà in cui si trova il Nepal, quando una famiglia ha 2 figli, uno sano e uno disabile, a chi pensate che venga dato il poco cibo disponibile? Per questo motivo molte bambine con problemi fisici e mentali muoiono per denutrizione. Cioè, va bene, qui va avanti con tutta la storia, però io in realtà volevo soffermarmi su quella che è una cosa che mi aveva colpito tantissimo all'epoca, un aspetto di questa vicenda, di questa storia, perché io dico, oltre ai maltrattamenti inflitti alle donne disabili, anche la stessa famiglia può ricevere delle minacce se cura queste persone disabili, se cura i propri figli. Per capire i motivi bisogna sapere che
e qui si parla della loro cultura, della loro religione. Ci sono due religioni principali, induismo e buddismo, che prevedono precise regole di reincarnazione e karma. E qui ho fatto una piccola sintesi che credo sia importante, perché voglio proprio trasmettere, no, anche la radice, perché è importante capire la differenza di visione, di cultura, no, che a me affascina così tanto. Per ogni azione c'è una conseguenza. Quindi se una persona rinasce in questa vita con delle diversità, è per colpa del suo cattivo karma. Vuol dire che nella vita precedente ha fatto qualcosa di malvagio, quindi è considerato un demone che deve scontare la sua pena. Se i genitori, per amore istintivo, proteggono o aiutano il proprio figlio disabile, sono altrettanto colpevoli. La femmina disabile è il gradino più basso dell'esistenza umana. Io, cioè, non so come... mi sembra incredibile, ma cioè, ho aggiunto, evidentemente mi sono sentito a caldo, perché la data di questo blog era il 6 aprile 2011, quindi esattamente 10 anni fa, a caldo io mi sono sentito di vomitare letteralmente questo sfogo, utilizzando delle parole ben precise, tenendo in considerazione che cerco sempre di dare il giusto peso alle parole, e normalmente chi mi conosce come una persona molto quieta, calma, se, in questo senso serena, alla ricerca perlomeno di questa serenità. Evidentemente Mina, 10 anni fa, nel nostro incontro, io mi ricordo perfettamente, sono l'abbraccio che adesso facciamo fatica a darci, insomma lo scambio che c'è stato tra di noi, eccetera, mi aveva proprio trasmesso tutte queste emozioni, queste sensazioni. Ora io potrei andare avanti qui a leggervi tutto il blog, magari vi invito, magari in quel pezzo lì, perché alla fine è un pezzo, ripeto, secondo me importante, no? Lo si può andare a ritrovare, c'è ancora su internet. Voglio però fare una domanda, la voglio fare a voi, voglio capire da Mina, da Amali, com'è la situazione. In parte ce l'avete già detto, ma allora facciamo così, la domanda può essere: ma è cambiato qualcosa in questi 10 anni? Tutti gli sforzi che avete fatto, perché poi la vostra storia nel dettaglio è veramente interessante, una storia di una forza interiore che va contro tutto il sistema che abbiamo appena descritto, eppure siete riuscite a dimostrare il vostro valore. La fine di questo racconto è bellissima, perché io alla fine dico: ma Mina, sei più tornata nel tuo villaggio, nel villaggio che ti aveva respinta? E tu mi avevi risposto: Mina, sei qua, lo puoi confermare, certamente. Adesso che sanno cosa faccio, hanno tutti cambiato idea su di me. Sono diventata un simbolo, un esempio da seguire, e anche le altre donne si stanno risvegliando. Per me è una rivincita. Quindi, insomma, volevo farti un applauso. Ecco, fare un applauso a queste storie, perché credo che possano veramente, come dicevo all'inizio, ispirare. Sono molto importanti. Allora chiedo, se me lo consentite, veramente, che cosa è cambiato in questi 10 anni, spero in meglio. Avrei altre domande poi anche. Mina, direi rispondi prima tu e poi Amali, per favore. Ok. Thank you very much, Daniela. It was very nice to meet you, even in Zoom, because now we have in practice with Zoom always because of the pandemic. Obviously we... we have some changes. We from last 10 years, our family, let's say our family members and other community changes their attitude towards me and other women and persons with disabilities. And when we work in the community level from 2010. From that to now, women with disabilities increase access in economic income generation activities, such as when they confined in the home, and we able to organize them, and they came outside the home, and they able to talk with their family and other people. And so they started to income some the money, and then they start to
give that money to the family and to the they also contribute to the to the other community as well. The other thing is more than 500 women with disabilities engage in saving and credit activities, and more than 200 women with disabilities engage in different income generating activity like sewing and tailoring, and they involve in goat rearing and pig rearing. Family also started to support women with disabilities, and community people also started to believe women with disabilities, and the women with disabilities also aware about what are the rights guaranteed by the government and what are the provisions they need to fight within the community and other people as well. Other women organization also recognize women with disabilities have different issues, like they denied from the sexual and reproductive health rights, and they denied from the education rights. They also know, and we also fight for the inclusion of our issues like women with disabilities in sexual and reproductive health rights, and then other like gender-based violence, because women with disabilities and parents like intellectual disabilities and visually impaired women with disabilities faced a lot of discrimination, a lot of violence, such as sexual and gender-based violence. And we also succeed to file some cases to the court, and the court need to be also accessible for the like sign language interpreter and other services for the women with disabilities. Some policy level changes also there, and we had before Disability Rights Act, and that is welfare base. That was not actually in right base. Now, because of our advocacy, NDAA's advocacy and lobby with the government and with the parliamentarian, we able to succeed the right base approach, and we had new Disability Rights Act, and that act also have a special provision for women with disabilities, such as violence issues and sexual and reproductive health rights issues. When we talk about the community level, community people, local level stakeholder also aware, and they started to allocate some of the budget, and they started to participate women with disabilities in their program and other activities. And women with disabilities who are confined at the home, and they access the assistive devices like wheelchair and crutches, other things. We connect with the other organization who are providing the assistive devices to the women or persons with disabilities. So if they access in assistive devices, they able to go to the schools. And also we also able to join plan with the local palika, local units for the accessible environment for girls and women, girls, children with disabilities, or persons with children with disabilities. Because if there is no accessible toilet, if there is no ramp, if there is no tap for the access for the women with disabilities or girls with disabilities, they are not able to go to the schools, and they drop out from the schools. So we also connect with the schools management team, and we make a joint plan and have accessible ramp and other toilet. They started to make accessible for the persons with or women with disabilities in the community level. And so Nina, yeah.
Scusami, ti interrompo e ti ringrazio per, ti ringraziamo per questa risposta così anche non solo esaustiva, ma che ci dà anche, mi sembra, una ottima, come dire, speranza, un segnale molto positivo rispetto a tutti i progressi che avete raggiunto in questi 10 anni, rispetto alla situazione che aveva visto Daniele, che ci ha riportato con grande accoramento. Volevo però lasciare la parola anche ad Amali per chiedere anche a lei, Amali, in 10 anni in India, brevemente, veramente 2 minuti, però che cosa è cambiato per le donne con disabilità? Amali, accendi il microfono, per favore. Yeah, thank you. See, of course, there are a lot of changes. See, because I work in the field of disability from past 25 years. So if I look back, so as Meena said, there are so much structural changes and policy changes have come up. So before it was a Persons with a Disability Act 1995. But now we have Right of Persons with a Disability Act 2016, which have so many provisions. See, now the 21 disabilities are identified. Earlier it was only 9, now it is 21. See, then even mental health issues, mental illness also have come up as one of the disability, and they are able to avail facilities like other disabled people. So even earlier we were doing so much rehabilitation work. So now the leaders whom we worked, women and our person with the disabilities, they have become the leaders now, and they are doing the rehabilitation work, and we are doing the capacity building, awareness programs, and providing information. And these are the work we do now. And mainly the economical development activity, now we are concentrating like a beautician training, tailoring training for women with disabilities, that it is an inclusive program. And after the training program, they are starting a microfinance and their own parlor and tailoring unit, through which they can earn money. And the contribution brings the respect and dignity and equal opportunity to women in the family. So when she becomes the contributor, she is recognized and she is included in the decision making. See, a lady with a mental health issue, she was getting a treatment in our program. After she stabilized, we have taken her as a part-time staff. So when she received her first month honorarium or salary, it's a very small amount. So she went back and she has given her salary to her mother. The next day when she came to our office, she was so happy and she said, "Madam, this morning my mother prepared hot water for me, and she prepared a lunchbox for me, and she ironed my cloth, and she sent me for the duty leg." So that made the changes, the quality of life of person with disability and person with mental health issue. And I can see there is a lot of changes. Even earlier, there was no medicine, psychiatric medicine in the government hospital, even medicine for epilepsy. So the long way, because we work in mental health from the year 2000. It's almost 17 years experience in mental health. So there is a long way, and our people and the women and men and women self-help group, they have done a lot of advocacy work with the government. And today, the psychiatric medicine is available in all primary health center. Even government of Karnataka has come up with the 2 schemes for mental health issues. One is a daycare center. That is, each district, now there is a daycare center for person with mental health issues. And there is a psychiatric doctor visiting the district and taluk health hospital. That is district mental health program, that way DMHP program and the daycare center. These are the really major changes where people can get services and they can access facilities very closely in near to their villages. So in the disability field also now, there is a
state level disabled people organization in Karnataka, where all our members get registered. And with the support of CBM, we have formed Bharatiya Vikalang Jan Forum, that we call it as BVJF. So this is, I am also one of the vice president in that national movement. So here we have 20,000 people with a disability got registered. So they get various information regarding schemes and facilities during COVID pandemic and other facilities what government announces. Even some allowance or money from our Modi government gives for this pandemic period. So this information reaches the people. Yeah. In Karnataka, we have a special structure that is a village rehabilitation worker. So in each Gram Panchayat, one disabled person is selected to work in the Gram Panchayat to identify person with disabilities and to provide services. I could say that grazie. There are a lot of changes. So come grazie. On. Yeah. Grazie Amali, mi spiace davvero tantissimo interrompere anche te, però ringrazio tantissimo intanto Daniele per la domanda e Mina ed Amali per averci raccontato questo cambiamento straordinario che è possibile e che sta veramente avendo luogo. Massimo, ti lascio chiudere questo incontro veramente ricco, denso ed emozionante. E hai proprio ragione, un incontro ricchissimo, come dicevo all'inizio, e speravo fosse un incontro dove il fare e l'impegno si univano al cuore e al sentimento, è stato proprio così. E mi sono venute, rubo veramente solamente pochi secondi, mi sono venuti in mente tre punti fondamentalmente, tre punti che nascono anche dal mio pensiero sempre di guardare gli aspetti positivi. Quindi tanto c'è da fare ancora, ma anche tanto è stato fatto, tanto è stato realizzato. Se la baseline, come si dice in termine tecnico, era 10 anni fa, tanto è stato fatto, quindi devi essere contento, Daniele, davvero, di questa testimonianza e di questo fare che è nato da quando sei stato l'ultima volta in Nepal. Quindi tanto c'è da fare, ma veramente tanto è stato fatto, e credo che tanto sia stato fatto per il fare che è stato dato, ma anche per il pensare che c'è dietro. Quindi anche tutti questi stimoli che ci vengono dati anche dalle organizzazioni internazionali sono veramente importanti. L'altro punto che mi sembrava importante sottolineare, che voi, soprattutto Mina e Amali, hanno sottolineato, è che da soli non si può fare, si può fare veramente poco, ma insieme si può fare veramente tanto. Quindi essere parte di una, Amali diceva, io mi sento parte di una famiglia, essere parte di una famiglia è fondamentale, cioè essere parte, fare insieme. Credo che questa pandemia poi l'abbia dimostrato ancora di più. Insieme si può veramente uscirne, insieme si può veramente fare tanto. E l'ultima riflessione era legata forse al sentimento, no, direi alla passione. Io credo che se non hai un sogno, e il nostro sogno è quello di creare un mondo decisamente più inclusivo, se non hai un sogno che ti permette di fare, ma ti permette anche di elaborare continuamente passione, non riesci ad andare avanti, ma soprattutto non riesci a raggiungere degli obiettivi. Allora mi viene in mente un pensiero che avevo letto tanto tempo fa di un anonimo che diceva: se tu non credi i sogni non potranno credere in te. Ecco, con questo vi saluto e vi auguro un buon pomeriggio, anche un buon pranzo a questo punto, e un abbraccio. Riprendo l'abbraccio iniziale per darlo a voi davvero. Grazie. Grazie a tutti davvero e al prossimo incontro. Grazie. Grazie. Grazie, state bene. Vi voglio bene.